Ciao, ciao a tutte. Allora, video per farvi vedere alcune cose, per parlare di alcune cose. E, ultimamente non ho lavorato molto le perline perché non ho avuto tanto tempo e mi sono dedicata ad altro perché, diciamo, una novità che più là vi dirò e che non riguarda comunque le perline e la bigiotteria e quindi mi serviva di fare delle cose diciamo diverse e adesso poi ve le mostrerò. Allora, intanto volevo ringraziare tutte le nuove iscritte e dirvi anche che 68 Lori, mamma Lori, ha creato un forum che si chiama Mani Creative e dopo metterò il link sotto qui nel box informazioni. E, come sapete tutti, iscriversi a un forum è gratuito, non costa nulla, però ci sono tantissime sezioni, si parla di tutto, dall'uncinetto alle perline, diciamo, al fai da te, qualsiasi all'embroidery, qualsiasi cosa. E, si possono esporre i propri lavori, si può commentare e si può anche usufruire di alcuni sconti degli sponsor di siti che vendono materiale per bigiotteria. Quindi questo lo trovo anche molto interessante. E poi che volevo dirvi? Sono contenta che Miciola abbia pubblicato i suoi video, e seguitela perché è molto carina, parla molto bene, dice cose anche molto interessanti e vi metto anche il suo link qui sotto. E poi ho fatto anche qualche acquisto e quindi niente, adesso vi faccio vedere quello che ho creato ultimamente. Un bacione a tutte, ciao! Allora, questo è il cabochon finito, ho fatto un giro semplice di rocaille da 8 e da 11 e l'ho lasciato così, semplice, senza rifiniture, perché comunque rifilato bene non mi dispiace. Poi ho fatto un cappiettino con le rocaille 11 argentate e questo è il risultato e spero che alla mia collega piaccia perché è un regalino per lei. Allora, questi sono i miei cabochon in resina e questi sono verdi ma non so perché prendono dalla telecamera questi riflessi azzurri che non so perché. Comunque, questo è un verdino e questo è un grigio verde più scuro. E poi ho preso questi che sono viola ametista, ecco, forse così si vede senza riflesso perché sono sfaccettati e quindi prendono i riflessi della luce. Sono bellissimi, che hanno la foglia argento sotto. Questo è dorato, è un ovale, è proprio color oro. Questa è un'altra tonalità, ecco questo è il colore, diciamo, che si avvicina di più, diciamo, più veritiero rispetto a come lo trasforma la telecamera. E poi questo qui invece è proprio azzurro, solo che dalla telecamera risulta molto più scuro, invece è chiarissimo. Ecco. E questi sono dei cabochon che ho fatto con della pasta di scarto e questo effetto l'ho ottenuto, vedete questo effetto a rombo, l'ho avuto prendendo spunto
da un video di Missy Klaus, quello delle texture. In pratica ho ritagliato un pezzettino di spugna e l'ho praticamente passata nella macchina insieme alla pasta. Poi ho fatto una pallina, l'ho ricoperta e ci ho fatto il cabochon. Mentre invece questa con della pasta di scarto, un cabochon semplice. Non so perché oggi, siccome è nuvolo, non c'è una buona luce, quindi i colori non vengono molto bene. Poi vi volevo segnalare una ragazza che è bravissima, lavora il film in una maniera spettacolare. Si chiama Olimpia Corvino. C'è anche se la cercate su Facebook, la trovate subito. Fa dei lavori, c'è cioè, a dir poco stupendi. È bravissima. E io ho tentato di fare così un esperimento perché mi piacciono molto le sue cose e ho chiesto anche il permesso di far vedere quello che avevo fatto perché diciamo è molto simile, nel senso simile ma non c'entra niente perché se poi andrete a vedere quello che fa lei rimarrete proprio a bocca aperta. E lei in pratica usa mischia la tecnica del wire con il fimo. Allora, in pratica io ho usato un filo di metallo che sicuramente non è adatto perché sono di quelli troppo rigidi, sicuramente ci vuole comunque un filo adatto per il wire. Ho preso una pallina di legno e ho sagomato il cerchio e l'ho chiuso con un nodo aurifice. E poi dopo ho fatto una sfoglia di premo, avevo paura di usare il fimo perché Lori mi ha detto che si restringe un po' nel forno, infatti Olimpia usa un altro tipo di pasta polimerica, adesso non mi ricordo, comunque se andate su Facebook lo trovate, c'è scritto. E quindi ho fatto questa sfoglia di premo, poi ho preso questo cerchietto e l'ho pressata sopra e poi dopo ho fatto dei cuoricini, degli stampi a cuoricini, ci ho fatto dei petali, sempre poi con la texture, vedete qui c'è questa venatura e ho fatto questa sorta di fiorellini con dei pezzettini di premo qui viola, lo stesso che ho usato qui per diciamo dare un po' di tridimensionalità. E niente, poi ho spennellato un po' di fimo liquid intorno e l'ho messa a forno normalmente. E certo, come mi faceva anche notare Olimpia, i colori sono belli forti, comunque, ma era più che altro una prova. E andate a vedere sul Facebook, penso abbia anche un sito, è bravissima e fa anche dei corsi. Io purtroppo ancora non ho la possibilità di partecipare ai suoi corsi, ma appena potrò sicuramente parteciperò perché fa delle cose bellissime e vi consiglio proprio di andarla a vedere. E poi niente, stavo facendo un orecchino all'embroidery semplicissimo, ho fatto una pallina, l'ho tagliata a metà e niente, adesso volevo fare degli orecchini a bottoncino e basta. Ah no, che basta, vi devo far vedere altre cose, ma cose semplici comunque. Avevo bisogno di fare un po' di ordine per i miei documenti e ho comprato questi organizer, come si chiamano, non lo so, per proprio porta documenti e sono di cartone. E l'ho ricoperti con la carta di riso. Questo è uno. Questo l'ho fatto con la carta di riso lilla. Questo sempre con la carta di riso lilla, solo che ha una particolarità. Ho messo del filo una corda e ho fatto prima un disegno
sul frontale, e poi con la colla a caldo l'ho incollata, poi l'ho dipinta, poi ci ho passato un po' di colla vinilica per farla diventare più dura, e l'ho dipinta con l'acrilico oro e poi ci ho passato sopra la carta di riso, solo in alcuni punti però. E si è formato questo disegno in rilievo e devo dire che mi piace molto. Poi ho deciso di mettere un po' d'ordine, non sapevo più dove mettere le cose per il fimo, vari accessori, e con le scatole da scarpe le ho decorate, e questa l'ho fatta con facendo delle fotocopie di alcuni spartiti musicali, e poi l'ho decoupata dentro. Ho fatto degli scompartimenti, ho preso dei pezzi di cartone e li ho fissati con del nastro carta, poi ho rivestito sempre con fogli decorati con la carta con le note musicali, e dentro ci ho messo la colla per il fimo. Cioè questa è la prima che ho fatto. Questa è un'altra scatola e l'ho fatta con la carta da decoupage, e ho scelto questi soggetti. L'ho prima dipinta sotto, ho passato una mano di acrilico perché c'erano dei disegni. Ho decorato anche l'interno. Dentro ci ho messo delle stoffe che un amico tappezziere mi ha regalato. Ma questa invece è una semplice scatola che era blu, e io l'oro perché preferisco di più questa. Questa l'avevo prima ricoperta usando la carta del pane. Poi ho visto l'effetto, non è che mi piaceva molto, allora l'ho sempre picchiettata con l'acrilico oro e anche con un po' di acrilico bianco, e poi sopra ci ho messo questa cosa che in pratica è un particolare di un pezzo di tenda. L'ultima che ho fatto, la mia preferita, perché l'ho rivestita tutta con della stoffa, e qui sotto sul coperchio ci ho messo della gomma piuma, quindi l'ho imbottita praticamente, e poi sopra ho incollato del purpurri, vedete? Ho fatto dei fiorellini. Con la stoffa delle tende, perché mi hanno la mia preferita proprio perché è molto romantica. Ok, spero di aver ricordato tutto. Vi saluto anche la coccinella spillatrice, e alla prossima. Ciao ciao.